Stavolta, almeno in termini percentuali, il Molise, insieme alla Valle d'Aosta, è la regione meno penalizzata. Dopo il voto definitivo di Montecitorio, la delegazione parlamentare molisana si assottiglia di un solo seggio, peraltro di quello teorico, che a volte è scattato con i resti, come è avvenuto alle ultime elezioni politiche del 2018. Dunque, i parlamentari del Molise che arriveranno a Roma alle prossime elezioni rimangono quattro: due alla Camera dei Deputati e due in Senato. È il succo della legge di riforma che accompagna completato l'iter parlamentare con il voto definitivo di Montecitorio dopo le quattro letture previste che ridurrà il numero dei deputati dagli attuali 630 a 400. A Palazzo Madama invece i senatori passano dai 315 di oggi ai 200 futuri. Anche i seggi degli eletti all'estero hanno subito un taglio, da 12 a 8 i deputati, da 6 a 4 i senatori. Uno dei nostri punti saldi del programma, ha commentato il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Federico, è passato. Un primo passo per recuperare la fiducia dei cittadini, ha dichiarato la deputata di Liberi Uguali Giuseppina Occhionero, al quale devono seguire altre riforme di garanzia e una nuova legge elettorale. E proprio la legge elettorale dovrà essere calibrata sulla riforma che cambia il rapporto numerico di rappresentanza sia alla Camera dei Deputati, un deputato per 151.200 abitanti, mentre oggi è di uno per ogni 96.006 abitanti, sia al Senato, un senatore per 302.420 abitanti, mentre oggi è di un senatore per ogni 188.424 abitanti. Ciò comporterà la necessità di ridisegnare i collegi elettorali con un'altra legge. Su questo fronte, le piccole regioni sono già sul kivalà. Allargare in questo modo il bacino elettorale mette a rischio proprio le regioni più piccole e i territori interni e montuosi e per queste zone il taglio dei parlamentari potrebbe trasformarsi in una grave perdita di rappresentanza.